Siamo qui con Leon Della Vallée, protagonista della Terra dei Figli. E allora, prima di tutto, raccontaci della tua esperienza sul set del film di Claudio Cupellini, un ruolo veramente difficilissimo, sin dalla prima scena. Sì, c'è stata una grande preparazione per questo film, è stata una sfida, ma allo stesso tempo una delle sfide più belle della mia vita. E sono fiero di aver preso parte a tutto ciò, di aver lavorato con questo cast, con questo magnifico regista, è stato magico dall'inizio proprio. Allora, in quanto è stato che la sfida più bella della tua vita, tu hai 19 anni, 20, 20. 20, perfetto. Ho letto nella tua biografia che tu sei di Roma e hai frequentato l'Istituto Rossellini, che è uno storico istituto per cine televisivo della capitale. Come mai questa scelta quando avevi 14 anni? Beh, se so, lo possiamo capire, ma evidentemente la passione viene da lontano. Ah, sì, esatto, è sempre stata una grande passione quella per il mondo del cinema che mi ha trasmesso mio padre e mia madre fin da piccolo. Loro recitavano anche, quindi ho sempre voluto. È nato da loro, ho assorbito sempre da loro e quindi ho deciso di iscrivermi alla Rossellini per questo, ecco. E poi c'è anche un'altra, cioè, sono tempi duri, tutti quanti dobbiamo avere almeno due lavori, anche tu ce l'hai, perché c'è anche la tua attività musicale e possiamo dirlo anche di influencer di YouTuber. Come riesci a gestire tutte queste anime insieme? Vabbè che sei appunto giovane, il tempo non ha senso per te, però sono veramente curioso. Diciamo che sono due mondi completamente diversi, che però amo allo stesso modo e spero di riuscire a lavorare in entrambi i campi ancora a lungo. I due percorsi sono nati in concomitanza, diciamo che nel 2019 sono andato a pubblicare Occhiacchio, che è stato il singolo che mi ha permesso poi di fare quel salto per il quale adesso la musica rappresenta anche un lavoro per me. E l'ho pubblicato durante le riprese del film. Ed è assurdo come ieri nella giornata di Taormina sia arrivata la notizia che è stato certificato disco d'oro, cioè fuori di testa. È molto, molto magica questo periodo. E anche perché il 25 giugno è uscito C'era una volta, il mio primo album di debutto, e il 1º luglio uscirà appunto La Terra dei Figli nelle sale e questa cosa non era stata programmata, quindi diciamo è come se si chiudesse un capitolo, un primo ciclo, è tutto molto magico, ecco. Vabbè, quindi l'unica cosa che posso dirti è veramente in bocca al lupo per tutto e di avere un radioso futuro. Grazie mille, Leo. Grazie a voi, grazie.